Eccoci qua, siamo in diretta. Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti dalle varie parti d'Italia, compreso Marcello che dicevamo che ci segue da Napoli. Benvenuti, siamo alla quarta serie di appuntamenti del Forum Commerciale. Ricordiamo a tutti che il Forum Commerciale è un'iniziativa della CDO. È iniziato nel 2015 e tra le cose positive che ci ha portato la pandemia, il Covid, è quello di poterci vedere tramite Zoom, per cui di dare un più ampio respiro a questa iniziativa che prima era solamente locale, adesso è nazionale. Il tema di questa sera del Forum Commerciale, vi ricordavo, il quarto appuntamento è definire le azioni di marketing, quali leve usare per vincere nel mercato. Ricordo a tutti che ogni appuntamento è fatto di due episodi. Il primo episodio nel quale il professor Galdenzi, docente di tecniche di vendita all'Università di Teramo, ci racconta la parte teorica di quello che è il tema. E un appuntamento successivo in compagnia di un imprenditore dove ognuno racconta di sé come ha scaricato a terra la lezione teorica e durante il quale lo special guest che poi ci presenterà Zama, che è il founder appunto dell'iniziativa del Forum Commerciale, lo special guest ci racconterà come nella sua esperienza ha messo a terra quello che il professore ci dice in questa lezione. Ricordo a tutti che è possibile intervenire, anzi è proprio richiesto di intervenire, se no poi io, Zama e Gian Lorenzo iniziamo a chiamare per dirci quello che voi pensate rispetto a quello che il prof dice. Lascio la parola al professor Galdenzi, docente di tecniche di vendita. Benvenuto Marco, benvenuto a tutti un'altra volta. Grazie Valerio, buon pomeriggio a tutti. Iniziamo. Si vede? Sì. Perfetto. Allora, come ha detto Valerio, il tema di questa sera è quello di parlare un po' delle azioni, degli strumenti che possono essere utilizzati in ambito commerciale per aggredire meglio il mercato. Ovvio che l'argomento non può essere esaurito in un incontro di circa un'ora. Parlare di tutti gli strumenti a disposizione, di come si elaborano le politiche, sarebbe estremamente più complesso e articolato. Quindi faremo una panoramica e andremo a prendere qualche spunto, provare a fare qualche riflessione su alcuni di questi aspetti. Nel percorso che abbiamo fatto fino adesso, abbiamo analizzato il mercato, abbiamo visto quali sono gli aspetti da valutare in merito ai nostri risultati, la situazione della concorrenza, poi abbiamo parlato di come si definiscono gli obiettivi, come questi hanno una ricaduta sulla individuazione delle corrette strategie, e oggi siamo appunto ai piani operativi. Quando parliamo di strumenti operativi, di leve nell'ambito del marketing, sostanzialmente facciamo riferimento alle famose 4P, le 4P individuate da Kotler, che sono prodotto, prezzo, promozione, pubblicità e distribuzione, che in inglese viene definito place, quindi appunto le 4P. Altrimenti sembrerebbe un'anomalia. Questo ci rappresenta anche come nella realtà gli strumenti a disposizione del marketing vanno decisamente al di là di quella che è la comunicazione, per abbracciare in maniera complessiva tutto quello che rappresenta il modo con cui ci rapportiamo con il nostro mercato e i nostri clienti. Quindi quando parliamo di leve che sono in mano all'imprenditore, al direttore commerciale, al responsabile di marketing, dipende dall'organizzazione, dalla dimensione dell'azienda a cui facciamo riferimento,
Parliamo, come ho detto, di politiche di prodotti, politiche di prezzi, politiche di pubblicità e promozione e politiche distributive. Ovvio che se dal punto di vista dell'azienda le 4P sono rappresentate così, queste hanno una loro declinazione anche dal punto di vista del cliente, perché quello che per noi è il prodotto che andiamo a scambiare con il cliente, per il nostro cliente sarà il valore che lui riceve. Quello che per noi è il prezzo, per lui è il costo sostanzialmente. Quello che per noi sono le azioni di pubblicità e promozione, per il cliente è la comunicazione che riceve. E quello che noi definiamo in termini di politiche distributive sostanzialmente fa riferimento alla comodità, diciamo, tra virgolette, con cui il cliente riesce a entrare a contatto con il prodotto. Quindi, mettendo in relazione questi due mondi, no? Questi due modi di vedere lo stesso aspetto, quindi le strategie di marketing, meglio ancora le politiche di marketing, noi sostanzialmente, se volessimo fare una sintesi dei due punti di vista, dovremmo chiederci se il prodotto soddisfa effettivamente i bisogni del nostro target, della nostra clientela potenziale, essa sia un cliente, il consumatore finale nell'ambito del B2C o un'altra impresa, un ente, un altro soggetto che utilizza il prodotto o servizio che noi offriamo non tanto per consumarlo, ma per rivenderlo e inserirlo nell'ambito di un processo di trasformazione. Il costo complessivo che il cliente sostiene, quindi il sacrificio che lui deve compiere per avere accesso al prodotto, è congruo rispetto al valore che noi cediamo? Perché è evidente che se il primo punto non è adeguato o il secondo punto non lo è, difficilmente le nostre azioni avranno successo. Riusciamo a rendere l'approvvigionamento del prodotto comodo? Oppure questo rappresenta un ulteriore sacrificio che il cliente deve fare? La comunicazione è efficace? Quindi quando parliamo di leve di marketing, come abbiamo visto, parliamo delle 4P. 4P che purtroppo non accade come quando facciamo un cocktail, che se, anche se non siamo abili come il barman che è rappresentato nell'immagine, però se seguiamo la ricetta ragionevolmente un risultato di buon livello riusciamo a ottenerlo, oppure questo vale altrettanto quando prepariamo un cibo, no? Nell'ambito del marketing non esiste una ricetta per dire qual è il mix corretto dei diversi strumenti da utilizzare. La cosa fondamentale però è che ci sia coerenza, nel senso che se io, immaginiamo, voglio entrare in un mercato, acquisire velocemente quote, raggiungendo un numero elevato di consumatori a cui cedere il mio prodotto, beh, probabilmente dovrò avere un prezzo abbastanza competitivo, una distribuzione pervasiva che mi consente di raggiungere appunto tutti i miei clienti, una comunicazione che è tesa a far conoscere il prodotto o servizio a tutti gli appartenenti al target, quindi tutte le leve devono lavorare insieme. Viceversa, se io voglio attuare un ingresso molto selettivo, cercherò una distribuzione di pochi punti vendita, magari però che offrono un posizionamento coerente con la mia proposta, un prezzo medio-alto e una comunicazione mirata a alcuni singoli soggetti, quindi di nuovo un mix diverso dei quattro strumenti a mia disposizione. Un altro aspetto interessante è che spesso non viene colto appieno dalle imprese, dalla PMI specialmente, è che la ricetta che io ho individuato una volta non è detto che mantenga la sua validità nel tempo. Perché ovviamente, come abbiamo visto in tutti gli incontri precedenti, quello di cui stiamo parlando, quindi le problematiche di marketing, commerciali, eccetera, risentono fortemente la situazione del mercato e della concorrenza. Quindi devono essere armoniche, devono essere adeguate a quello che è la situazione competitiva generale. Quindi purtroppo spesso capita che, trovata una proposta adeguata in termini di prezzo e prodotto e distribuzione, l'imprenditore alcune volte ritiene che questa possa rimanere valida per sempre.
Sino a che un bel giorno si rende conto che il mercato non accoglie più con lo stesso entusiasmo i suoi prodotti, piuttosto che quindi i ricavi diminuiscono, e a quel punto certe volte poi è difficile fare azioni di recupero. Quindi definire un approccio al mercato utilizzando le quattro leve a nostra disposizione non significa esaurire il compito una volta, ma significa fare un monitoraggio continuo di questi strumenti e adeguarli con azioni qualche volta di fine tuning, no? Come quando alla radio ricerchiamo la frequenza più corretta, alcune volte interventi un po' più importanti per adeguare appunto la nostra proposta, perché le quattro leve in buona sostanza, quei quattro elementi rappresentano l'insieme della nostra proposta, alle esigenze del mercato. Se volessimo, facendo una carrellata molto veloce, io, come ho detto, non parliamo tanto di prezzo, prodotto, distribuzione o pubblicità, ma correttamente si deve parlare di politiche. Perché? Perché le decisioni che vengono prese in merito a un prodotto, al prezzo, eccetera, riguardano più aspetti. Quindi non si tratta tanto solamente di definire il prodotto. Se parlo di prodotto o servizio, devo capire quali sono i suoi aspetti strutturali e quelli secondari, se è innovativo, qual è lo standard o il livello di qualità che voglio offrire, qual è il suo valore effettivo e quello percepito dal cliente. Se si integra efficacemente nella catena del valore del cliente, del nostro cliente, per generare valore a nostra volta e per consentire a lui di migliorare la sua proposta verso i propri clienti, fare delle scelte sulla gamma che si intende offrire. Spesso nelle fasi iniziali la gamma è abbastanza ristretta per ammortizzare anche gli investimenti fatti, poi è necessario ampliarla. Le assistenze per il post vendita, se ho problemi di installazione e avviamento, come predispongo i ricambi, come gestisco le consegne, cioè le politiche di prodotto riguardano tanti aspetti che devono essere presi in considerazione nel momento in cui elaboriamo la nostra proposta di marketing. La stessa cosa per i prezzi. No? In fondo dobbiamo andare a definire qual è l'importanza dell'utilità che genera per capire qual è il giusto prezzo rapportando alle prestazioni, capire qual è la soglia economica, cioè qual è il prezzo che il nostro cliente è ragionevolmente disposto a pagare, oltre il quale non accetta più la nostra proposta e sotto magari il livello invece, sotto quel livello invece perdiamo redditività, quali sono le condizioni di pagamento, i finanziamenti, quindi tante scelte da fare quando parliamo di prezzi. La comunicazione altrettanto riguarda quella istituzionale, quella del prodotto, la documentazione tecnica, il direct marketing, le fiere, il digital, tutto quello che noi utilizziamo per comunicare. E infine la distribuzione. Anche qui parliamo di canali di distribuzione, cioè come vogliamo, quali appunto canali intendiamo utilizzare per consentire al cliente di arrivare con facilità al nostro prodotto, un canale lungo che preveda tanti intermediari o uno più corto. Qual è la nostra organizzazione di vendita? È necessario creare una rete di assistenza, la logistica per i ricambi. Quindi anche qui le decisioni da prendere per arrivare alla definizione corretta delle politiche distributive sono decisamente articolate. Alcune volte, ad esempio, la necessità di fornire assistenza di fatto diviene un elemento discriminante per i canali da poter utilizzare, perché magari certe strutture distributive non garantiscono poi le assistenze e quindi magari il prodotto non trova quel supporto nella vendita che invece il cliente ritiene necessario. Come abbiamo detto, tutte queste scelte che noi facciamo, alcune ovviamente più importanti, alcune magari meno, poi dipende dal prodotto, dal servizio, dal settore, no? Non sempre tutto ha lo stesso valore. Alcune volte alcune di queste scelte sono più importanti, altre un po' meno, però come abbiamo detto evolvono nel tempo. Tanto per capirci, se noi rappresentiamo su un sistema di assi cartesiani in ordinata i ricavi in ascissa e il tempo, vediamo che quello che viene detto ciclo di vita del prodotto più o meno si distribuisce come la curva arancione, cioè le vendite prima
salgono un po' più lentamente, poi normalmente hanno una crescita più significativa per poi plafonarsi nella fase di maturità. La prima è detta introduzione, la seconda fase è lo sviluppo, c'è cioè la maturità e poi si declina. È un po' come succede alle persone, no? Nasciamo, cresciamo, raggiungiamo la piena maturità e poi mano a mano un po' decliniamo. È evidente che operare in un mercato che si trova in una di queste fasi del ciclo di vita impone scelte diverse. Un conto è operare su un mercato che cresce velocemente. Normalmente nelle prime fasi del ciclo di vita non c'è così tanta concorrenza. La distribuzione è più selettiva. Quando si arriva alla fase di maturità, invece, la competizione è forte, ci sono tante aziende concorrenti, i prezzi tendono un po' ad abbassarsi. C'è da tener conto anche quello che succede, le perdite e poi i profitti. Normalmente nelle prime fasi la remunerazione garantita dai prodotti che noi proponiamo è decisamente bassa se non negativa, quantomeno perché abbiamo molto probabilmente dovuto sostenere degli investimenti per entrare in quel mercato. E veniamo adesso a alcune riflessioni, non eccessivamente articolate, su alcuni degli aspetti che abbiamo toccato. Cominciamo dai prodotti. Volevo farvi vedere una cosa, qui rappresentata con delle immaginine colorate, in realtà è una cosa seria, è la matrice della Boston Consulting Group. La Boston Consulting è una grossissima società di consulenza internazionale. Questi signori un po' di anni fa hanno definito questa matrice che serve per individuare l'equilibrio del portafoglio dei prodotti delle aziende. E hanno detto che se noi li raggruppiamo, tenendo conto di due variabili, quella che è la quota di mercato e quella che è la crescita del mercato, l'andamento, noi possiamo avere quattro tipologie diverse di prodotti. Ora, a noi non interessa andare a sapere qual è la quota specifica o il tasso di crescita, ma idealmente pensiamo a un mercato che va bene, un prodotto che sta andando bene, oppure un prodotto che non va molto bene su un mercato che cresce più o meno velocemente. Per questi signori hanno detto che i prodotti noi possiamo raggrupparli in question mark, quindi punti di domanda, stelle, cash cow, quindi mucche da mungere, e dom. Non so bene quali sono state le motivazioni che hanno spinto loro a individuare queste icone, come le chiameremo adesso, però questo è un aspetto che ci interessa relativamente. Quindi loro hanno detto, hanno chiamato punti di domanda ai prodotti che hanno, vengono proposti in un mercato che cresce velocemente, ma che ancora non vanno così bene. Si può presumere che sia un mercato in fase di introduzione. Poi ci sono le stelle, quei meravigliosi prodotti che vanno bene in mercati che crescono, quindi generano fatturato importante e hanno prospettiva, no? Il mercato cresce, noi andiamo bene. Probabilmente capitalizziamo la crescita del mercato ottenendo risultati importanti. Quando poi invece andiamo su una parte più bassa, una parte che si caratterizza una crescita meno rilevante del mercato, abbiamo le cash cow e i dog. Perché le chiamano vacche da mungere, mucche da mungere? Perché normalmente in quella posizione noi abbiamo prodotti che non hanno bisogno di grossi investimenti per essere sostenuti, ma al contrario generano risorse finanziarie. E loro dicono: l'importante, la cosa fondamentale, che i prodotti che noi abbiamo in portafoglio generino una situazione equilibrata, cioè noi non possiamo avere solamente prodotti che vanno bene in un mercato che non crescono più tanto, ma in questo momento mi generano risorse finanziarie, quindi sono contento. Cioè avere le cash cow, perché probabilmente in prospettiva quei prodotti quei mercati andranno sempre più a esaurirsi e quindi quello che è stato per noi un prodotto fantastico, che ci ha dato grande soddisfazione, in prospettiva potrebbe non garantirne più. Questo è un problema che spesso si verifica nelle aziende, che crescono magari sull'onda di un prodotto o un servizio particolarmente efficace, continuano a ottenere risultati positivi, sino a che un bel giorno si accorgono che il mercato non c'è più. Normalmente, quando si arriva a quella situazione, è difficile avere le risorse e i tempi per lanciare nuovi prodotti che garantiscano il futuro. Cioè, il question mark e le start sono il futuro delle aziende.
Noi dobbiamo essere bravi a tenere la situazione in equilibrio, non possiamo neanche averci troppi punti di domanda, cioè produrre troppi prodotti nuovi, no? Sfidare i mercati, perché come abbiamo visto i prodotti nuovi, cioè questo è un marchio o le stelle, necessitano, drenano al contrario risorse, vanno sostenuti. E quindi l'azienda che è troppo sbilanciata sulla parte alta della matrice si potrebbe trovare altrettanto in difficoltà. Bisogna avere equilibrio. Normalmente, se un buon prodotto che viene lanciato nasce come question mark, se ha il suo percorso corretto, diventa poi una star e poi una cash cow. Che dobbiamo fare? Beh, con le question mark dobbiamo essere critici. Ho visto tante volte aziende, imprenditori, più che aziende, affezionarsi ai propri prodotti, alle proprie idee. Ma questo l'ho lanciato, ci credo, questo deve funzionare. Continuano a sostenerlo sino a che, senza avere la capacità critica di dire: ok, basta. Questo prodotto non può essere più tenuto in assortimento, va dismesso. C'è un prodotto che in un arco temporale ragionevole non passa da questo è un marca star. È un prodotto che dobbiamo avere il coraggio di abbandonare. Quindi dobbiamo essere selettivi, perché non ragioniamo di sentimenti, ragioniamo di soldi, no? Le risorse di un'impresa difficilmente sono infinite. E quindi dobbiamo allocarle con saggezza. Se un prodotto, anche se ci sembrava un'idea fantastica, non mantiene le promesse, dovrà essere dismesso, concentrando la nostra attenzione su quelle che più ragionevolmente potrebbero avere un futuro radioso, le star. Altrettanto vale per quei prodotti che ormai, non, in termini di risultati, non generano più numeri adeguati. Certo, magari in passato lo erano stati, degli ottimi prodotti, ci siamo affezionati, vogliamo tenerli in vita, ma anche in questo caso occupano solo risorse in termini di tempo, di gestione, e quindi anche quelle vanno accompagnate all'uscita. Certo, è sempre antipatico, chiamiamola così, dismettere un prodotto, una linea di prodotti, ma certe volte bisogna avere il coraggio di farlo. Quindi l'importante è avere una situazione equilibrata. Ah, un aspetto, certo, non è che alcune volte può capitare che un prodotto, pur non determinando risultati particolarmente soddisfacenti, quindi se io faccio una valutazione solamente sul risultato che sta generando in quel momento, sarei portato a dismetterlo, ma magari quel prodotto è importante per l'offerta complessiva che mi aiuta a fare i miei clienti, quindi devo continuare a tenerlo in assortimento perché se non offro quello i clienti non comprano neanche altro. Quindi ci possono essere situazioni in cui si mantiene in assortimento un prodotto zoppicante che non dà più contributo al risultato aziendale, ma perché nell'offerta complessiva che l'azienda deve porre in essere quel prodotto è importante. Quindi una prima valutazione sul risultato e le prospettive, ma tenendo anche conto di quello che sono gli equilibri della nostra offerta. Ok? Quindi le scelte del prodotto riguardano, le politiche del prodotto riguardano tanti aspetti. La cosa rilevante da tenere in considerazione è che l'insieme dei prodotti e servizi che noi offriamo devono generare una situazione di equilibrio. Avere prodotti su cui investire per garantirsi il futuro, quindi questo è un marchio e star, bilanciati da prodotti che generano le risorse, perché se no deve essere l'imprenditore che tira fuori i soldini. Quindi è una questione di pianificazione fatta nel tempo, no? Il prodotto che sta dando risultati, beh, una parte di quei risultati è inevitabile investirli su quello che rappresenterà il futuro e poi accompagnare i prodotti in questo percorso, avendo il buon senso e il cuore duro per privarsi di quei servizi o prodotti che un tempo erano i nostri fiori all'occhiello, ma oggi non lo sono più. Ci sono domande, considerazioni, osservazioni? Se no, passiamo a fare qualche. Sì, prof, mi scusi, qual è un tempo
ragionevole, perché il tempo ragionevole rispetto all'introduzione del prodotto dipende sempre dalla copertura del territorio. Perché se il territorio non era coperto e quindi si introduce una nuova risorsa umana che lo deve coprire, in genere si sa che passa un anno e mezzo prima che il territorio decolli. Se invece il territorio è già coperto, qual è un tempo ragionevole per decidere se il prodotto deve essere eliminato dal portafoglio o bisogna mantenerlo? Allora, Alessandra, giusto? Sì, avvio il video, così mi vede. Salve. Purtroppo devo dire dipende, nel senso, innanzitutto quello che lei dice è corretto, cioè io devo avere, no? Lei ha di fatto nella sua osservazione detto che tutte le leve del marketing mix devono essere coerenti, non posso avere solo il prodotto se non c'è la distribuzione, probabilmente devo avere un prezzo corretto. E così via. Il tempo dipende nel senso che ci possono essere prodotti che hanno un'accoglienza sul mercato piuttosto veloce, tanto per intenderci che hanno un ciclo di vita che cresce molto velocemente. Ad esempio, in Italia la telefonia è stato un prodotto, un mercato, un settore che è cresciuto molto velocemente. Ad esempio, invece, non so, nell'ambito degli elettrodomestici bianchi, la lavastoviglie è cresciuta molto lentamente perché la cultura degli italiani, perché non so, mille motivi, facevano sì che c'è stata una minore adesione. Quindi standardizzare è difficile, correremmo il rischio di prendere decisioni inopportune. Però è chiaro, sulla base dell'esperienza, sulla base della storicità del settore in cui operiamo, sulla base della struttura del settore, qualche considerazione ragionevole si può fare, no? Perché io immagino che l'azienda, a meno che non abbia cambiato completamente area di business, l'azienda, l'agenzia di rappresentanza o quella che sia, quindi si trova un po' spaesata in un contesto che non conosce, altrimenti un po' di storico ce l'ha. Poi c'è anche un altro aspetto, avrà fatto probabilmente delle valutazioni, per cui ok, io per un anno, 2 anni riesco a tenerla in piedi la situazione, perché come abbiamo visto quelli sono prodotti che le risorse le ciucciano, non è che le rendono, no? Riesco a tenerla in piedi, poi a un certo punto probabilmente, anche se non sono completamente persuaso che non abbia nessuna opportunità, però una decisione magari drastica devo prenderla, perché altrimenti rischio che quel prodotto, quella linea di prodotti mi drena tutte le risorse Tutte le disponibili e risorse. non ne ho per fare altro. Quindi per questo è un portafoglio che va tenuto in equilibrio, no? Ci possono essere settori in cui invece ci diamo un anno di tempo ci sono settori in cui per il contenuto particolarmente innovativo del prodotto, per mille motivi, beh, qui bisogna lavorarci, però sappiamo che ci vorranno almeno, non so, 2 anni per esperienza. Quindi bisogna contestualizzarla un po' la domanda che lei fa al settore e alla situazione specifica. Allora le faccio la Ho domanda al contrario, eluso non oltre la quanto. La domanda al contrario, professore, non oltre quanto. Quindi abbiamo parlato, da come ha detto lei, all'incirca un anno o 2 anni. Quindi un prodotto che viene lanciato sul mercato, si vede che non va, diciamo, nonostante gli sforzi, quindi non oltre quanto definire. Vede, c'è un'altra considerazione da fare. Se torniamo un attimo alla slide che stavo proiettando, che la regia mi ha momentaneamente, almeno io non la vedo più. No, Marco, l'ho tolto perché così potevamo vedere Alessandra in viso. Ma voi la vedete? No, no, Ah. neanche noi. Cioè, come faccio a Vediamo Alessandra Ricondividere. in video, adesso Valerio ce la ricondividerà o Ah, poi. riattiva la condivisione. Bisogna anche tener conto un altro fattore, cioè questa che abbiamo individuato, adesso si vede? Sì. Ok. Può essere o il ciclo di vita di un mercato o il ciclo di vita di un prodotto, cioè io potrei lanciare un nuovo prodotto in un mercato maturo. E quindi lì ragionevolmente mi aspetto che
l'adozione sia abbastanza veloce perché i clienti conoscono già la tipologia del prodotto, perché altri concorrenti la offrono, la distribuzione è già abituata, eccetera, quindi lì i tempi devono essere ragionevolmente veloci. Diverso è se io invece sto lanciando un prodotto nuovo in un mercato nuovo. Beh, i produttori di lavastoviglie hanno aspettato ben più, probabilmente di 2 anni, per riuscire ad arrivare a una fase di sviluppo che garantisse un ritorno sugli investimenti adeguati. Però vede, abbiamo un'altra curva sotto che ci dice che normalmente un mercato o un prodotto in fase di introduzione genera perdite. Perché io appunto devo pubblicizzarlo, devo andare in giro a spiegarlo ai clienti, devo avere magari dei negozi che siano disposti a promuoverlo, pago dei fee d'ingresso se magari, no? Quindi tutte cose che assorbono risorse. Quanto tempo c'ho per quanto tempo è sostenibile il fatto che io perda su quel prodotto? Certo, se c'ho un portafoglio prodotti dove c'ho un sacco di stelle, un sacco di cash cow che mi generano, no? Flusso di cassa, beh, posso tenerlo anche un po' di più, ma non devo mettere in crisi quella che è la situazione della mia offerta complessiva. Quindi fare delle valutazioni. Stiamo parlando di un prodotto nuovo in un mercato nuovo? Beh, lì bisogna ci dare un po' più di pazienza. Stiamo parlando di un prodotto nuovo in un mercato già maturo? Lì probabilmente i risultati dobbiamo pensare di ottenerli un po' più a breve. Io ho fatto degli esempi, ma è chiaro, dipende molto dalle situazioni, perché un conto, come ho detto, è un prodotto di consumo, di largo consumo, un conto è un prodotto magari complesso tecnologicamente, destinato a un settore, a una nicchia particolare. Quindi, e poi va, come ho detto, ragionato in termini della situazione dell'azienda. Ok, grazie. Facciamo un altro. Allora, abbiamo parlato un po' di prodotto, cioè è chiaro, non abbiamo esaurito le politiche di prodotto, ma non avevamo questo obiettivo. Parliamo adesso un po' del prezzo. Il prezzo è un aspetto delicato. Mi ricordo tanti anni fa, ero un giovane studente universitario che, dovendo fare la tesi, era andato a parlare con un'azienda, io di Fabriano, un'azienda di quel posto che realizzava una bella azienda che faceva costumi da bagno. Aveva un bel marchio, era stato lanciato e parlando con il responsabile di marketing, da cui io prendevo dalle sue labbra, a un certo punto, quando parlavo delle politiche di prezzo, mi disse: il prezzo deve essere giusto. Ma sono un po' deluso lì per lì, nel senso che mi sembra sembrata una banalità. Nella realtà è vero, nel senso è sul prezzo che focalizzano tutte le tensioni, no? Per l'azienda è l'elemento a cui io attribuisco, è il valore che attribuiscono alla mia proposta che serve per remunerare l'investimento fatto, il lavoro che c'è dietro, per il cliente è il sacrificio che compie, quindi è un punto particolarmente delicato. Normalmente le aziende, quando definiscono i costi, utilizzano uno di questi tre metodi, scusate, quando definiscono il prezzo, o basato sui costi, il classico approccio a distinta base, no? Definisco con la distinta base i costi variabili e i costi diretti, poi ci calcolo un markup che dovrebbe essere sufficiente per coprire i costi fissi e remunerare il capitale. Questa è la prassi, quello che viene fatto molto spesso. Quindi sostanzialmente definisco i costi attribuibili al prodotto e poi ci metto sopra qualcosa che per esperienza ragionevolmente mi aiuta a coprire appunto i costi fissi e mi remunera il capitale investito. Oppure sulla base della concorrenza. Entro in un nuovo mercato, beh, i concorrenti a quanto vendono, mi allineo. Una terza modalità potrebbe essere quella di definirlo sulla base di quello che il mercato accetta, cioè avere un prezzo che sia ragionevolmente alto da remunerare, ma non troppo da creare un ostacolo per lo sviluppo del prodotto. Oppure si possono trovare delle forme che mixano tutte e tre le situazioni, quindi io devo essere consapevole dei costi che sostengo per realizzare e produrre il prodotto, li metto a confronto con quello che fa la concorrenza, perché se non ho una proposta di valore che lo giustifica, devo in qualche modo allinearmi cercando di non essere penalizzato, di non penalizzare la crescita del mio prodotto stabilendo un prezzo inadeguato.
In tal senso, avere i prezzi competitivi, no? Tutti vogliamo avere un prezzo competitivo, significa sostanzialmente averlo giusto, cioè non è detto che debba sempre essere uguale o più basso addirittura di quello della concorrenza, dipende un po' da quello che noi ci mettiamo intorno, quindi dagli altri elementi del marketing mix. Teoricamente io potrei avere un prezzo competitivo che è il 20% superiore ai miei competitor o un 20% sotto i miei competitor, rimarrebbe comunque competitivo, dipende da quello che c'è intorno, no? Per Louis Vuitton il prezzo di questa borsa a 2.800 euro è un prezzo competitivo. Probabilmente è ben al di sopra del 20% della maggior parte delle altre borse che vengono offerte sul mercato. Facendo una valutazione molto sommaria, non sono né un esperto né ho altri elementi ulteriori, questa è una foto che il prezzo l'ho tirato giù dal sito, potrebbe anche sembrare che sì, probabilmente i manici sono in pelle, forse la borsa sarà pelle stampata, non è detto, potrebbe essere anche un materiale plastico. Secondo voi, a distinta base, questo prodotto quanto costa? 50 euro. Davide, estremamente. O è in pelle umana, o se no, stiamo a discutere. È chiaro, poi ci sarà un po' di, ci sarà il margine per chi distribuisce, per i punti vendita, eccetera, per questo è un prezzo al pubblico, dentro magari c'è anche l'IVA, ma comunque il prezzo sicuramente non è stato stabilito sui costi, così come sicuramente non è stato stabilito sulla concorrenza. È chiaro che è un esempio estremo, no? Perché Louis Vuitton di fatto, in funzione del valore che il marchio attribuisce o riesce a trasferire sulla persona che indossa o che utilizza il prodotto con quel marchio, è talmente alto, quindi il valore in termini di immagine che si trasferisce sul cliente è talmente alto da giustificare per un segmento piccolo probabilmente di consumatori un prezzo di quel tipo. Ma qui torniamo anche al discorso che facevamo sul mix, no? Vi ricordate il barman? Louis Vuitton probabilmente non otterrebbe gli stessi risultati se avesse quella stessa borsa a un prezzo molto più basso. Perché quella borsa, o meglio, il marchio, per avere quell'esclusività di cui te lo contraddistingue, per avere quel tipo di appeal su un certo segmento di consumatori, deve essere avere una distribuzione estremamente esclusiva, essere originale nel suo contenuto, non tanto probabilmente, sì, la qualità sarà indubbiamente buona, ma non intesa in termini intrinsechi di materie prime utilizzate. L'originalità della proposta è un prezzo alto, perché quel prodotto funziona se il marketing mix è strutturato in questo modo. Se ipoteticamente Louis Vuitton le vendesse al 10% del prezzo e le distribuisse in una catena della grande distribuzione del settore, probabilmente quel marchio non lo desidererebbe più nessuno. Come ho detto, è un esempio estremo, però per capire come prezzo competitivo significa non sempre prezzo basso o prezzo allineato alla concorrenza. E normalmente, questo ci richiama un altro concetto importante, quello che noi scambiamo con il nostro cliente non è prodotto per prezzo, è valore per valore. Il valore che il cliente attribuisce a quel prodotto equivale a 2.800 euro. Quindi per definire una corretta politica di prezzi dobbiamo porre attenzione al valore che noi scambiamo con i clienti, intesi in termini di servizi accessori, intesi in termini di immagine, di qualità, di... È chiaro, un prodotto commodity, ma poi ormai abbiamo l'evidenza che è tutto differenziabile. No? Una volta quando si parlava di commodity si faceva l'esempio del sale. Cioè il prodotto più basico che esiste è il sale. Oggi se andiamo su una su un supermercato, qualsiasi, ci accorgiamo che nel lineare dove è esposto il sale ci abbiamo
non solo il sale grosso e il sale fino in uno o due formati come c'era tradizionalmente, ma abbiamo il sale rosa, il sale IGP, abbiamo una quantità articolata di sali, quindi anche il prodotto apparentemente più banale è differenziabile. Quindi è chiaro che il sale dell'Himalaya, adesso non so quanto costa al chilo, ma sicuramente costa molto, ma molto, molto di più rispetto al sale fino normale comprato sulla scatola di cartone. Probabilmente quel prezzo non è giustificato dal costo di trasformazione del prodotto, ma è giustificato dal valore che si trasferisce. Il cliente lo percepisce e lo accetta. Se è possibile evitare di competere del prezzo, a meno che non si abbia veramente una struttura di costi, vi ricordate, ne parlavamo probabilmente qualche volta fa, quando diciamo le strategie delle aziende possono essere basate o sui costi o sulla qualità. Se le basiamo sui costi, dobbiamo avere effettivamente la capacità di avere costi più bassi, eccetera, eccetera, eccetera. Qualche volta è necessario, ma se è possibile evitarlo. Valutare non solo il prezzo, ma anche quello che noi riusciamo a trasferire appunto in termini di valore, di benefici che noi possiamo dare insieme al nostro prodotto. Attenzione alle riduzioni di prezzo. Tutti noi sappiamo, tutti noi l'abbiamo vissuto per esperienza diretta o indiretta, che ogni qualvolta c'è una guerra dei prezzi sul mercato rimangono solo i morti. Perché le guerre dei prezzi, perché l'abbassamento del prezzo difficilmente può essere invertito, cioè se abbassi i prezzi, la percezione del valore che il cliente ha di quel prodotto o servizio si abbassa progressivamente in coerenza. Quindi un domani sarà difficile poterlo rialzare, a meno che questa azione che io faccio, non è finalizzata ad avere una valenza diversa, cioè mi trovo in un mercato dove ho una posizione di forza, ho un cliente in difficoltà, abbasso il prezzo per rubargli tutto il mercato, sostanzialmente in attesa che lui esca e poi rialzi i prezzi, perché a quel punto ho una situazione, non voglio dire di monopolio, ma di vantaggio. Ma a parte queste situazioni, in linea di massima è opportuno evitarlo. Se proprio dobbiamo farlo, magari facciamolo in maniera selettiva, cioè su una parte della linea di prodotto o su una certa tipologia d'offerta. Evitare in linea di massima i tagli, no? Orizzontali, i famosi tagli orizzontali che fanno nel recupero delle efficienze della spesa pubblica, o presunti recuperi di efficienza. Oppure fare delle promozioni, cioè fare iniziative che hanno carattere temporaneo. Devono essere percepite correttamente dai clienti, ma do un beneficio, ma legato a una situazione specifica. Capire come le nostre variazioni di prezzo impattano sulla domanda, sulla concorrenza, eccetera. Anche qui, ovviamente, se è possibile, non accettare la sfida da parte di una riduzione di prezzo della concorrenza, specialmente se queste danneggiano pesantemente i nostri margini, perché nel breve possiamo riuscire a sostenerle, ma nel medio, probabilmente, se questo incide troppo negativamente sui nostri margini, ci obbligherebbero inevitabilmente a uscire dal mercato. Dicevo dei prezzi tattici, certe volte si possono fare delle azioni che ci portano a operare in maniera un po' difforme rispetto allo standard, ma quando ci sono situazioni particolari, non so, come dicevo prima, un cliente particolarmente debole, a cui posso picchiare sodo perché tanto non ha la capacità o la forza per reagire. Quando inevitabilmente non posso fare a meno per reagire a un'azione di qualcun altro e devo tutelare e proteggere il mio mercato. Quando c'è una situazione di mercato che me lo consente o me lo suggerisce, voglio incrementare velocemente i volumi su un certo mercato, canale, perché ci sono delle opportunità, allora approfitto, abbasso un po' il prezzo perché penso di aumentare così tanti ricavi da salvaguardare i margini. Oppure, al contrario, un mercato in fase di declino, sto scendo, devo smobilizzare, voglio uscire da quel mercato e sostanzialmente quindi abbasso il prezzo. Ci siamo sui prezzi? Chiaro che anche qui alcuni spunti, non certo
tutto quello che ci sarebbe da dire. Se così è, andiamo a parlare un'altra cosa, un altro degli strumenti che abbiamo a disposizione. E parliamo della comunicazione. Non entrerò nel merito di tutte le azioni di comunicazione che si possono fare, focalizzerò la mia attenzione in maniera abbastanza veloce su un aspetto. Allora, spesso in questi ultimi tempi si sente parlare di sales funnel, l'imbuto di vendita. L'imbuto di vendita in realtà è una rappresentazione, una teorizzazione, un'espressione del percorso che un cliente fa da potenziale fino a cliente acquisito, che è stata creata, mi sembra, negli anni 60 da un autore americano che c'è scritto un libro di cui non ricordo il nome. Vive oggi una seconda giovinezza perché è stato applicato con una certa certo successo, diciamo per così dire, nell'ambito dell'e-commerce, dove il percorso del cliente è tracciato, quindi io posso calcolare in modo puntuale quali sono i cosiddetti tassi di conversione, cioè la percentuale di soggetti appartenenti a una classe di clientela che si emancipa e va nella classe successiva e così via. I quattro, normalmente le categorie sono suspect, prospect, lead, new clients. Poi alcune volte vengono chiamati in maniera diversa, ma la sostanza cambia poco. I suspect sono tutti potenziali. I prospect sono i potenziali che hanno mostrato interesse reale verso il nostro prodotto. I leads sono coloro che sono interessati, quindi sono prospect, che però hanno lasciato i loro riferimenti. E quindi ci sono i clienti nuovi. Il sales funnel veniva gestito anche nel mondo tradizionale, no? Se noi pensiamo a un'azione di pubblicità che mi fa conoscere presso i clienti, questi mi vengono a trovare in fiera, lasciano il biglietto da visita, io li vado a trovare, gli faccio un'offerta e li porto a casa. Quindi io passo suspect, prospect, leads e new client. Normalmente, ma nell'approccio tradizionale, le prime fasi erano più tipiche del marketing, per così dire, quindi azioni di comunicazione fatte in vari modi, e le ultime fasi venivano gestite più direttamente invece dalla rete vendita. Oggi c'è una situazione un po' mista perché in effetti i clienti possono essere contattati e gestiti, mantenuti vivi, no? Nurturing, quindi nutriti del loro interesse, facendolo tutto da un punto di vista digitale. E in particolar modo la gestione del cliente da un punto di vista digitale viene fatta seguendo quello che il percorso che alcuni anni fa HubSpot, una società americana di una software house, ha definito come inbound marketing. Lo schema che questi signori hanno elaborato, che poi viene riproposto in varie modalità, magari utilizzando terminologie diverse da molti esperti o sedicenti italiani nella rete, però il marchio è quello di HubSpot, l'inbound marketing l'hanno inventato loro. Sostanzialmente ripropone una versione del sales funnel messo in orizzontale. Loro dicono: tu devi riuscire a trasformare soggetti sconosciuti in clienti e poi soddisfarli così tanto in modo che questi parlino, diffondano sul web attraverso le loro reti sociali delle informazioni positive su di te, tanto da diventare promotori o evangelizzatori, come li chiama qualcuno. Le fasi che tu devi, diciamo, gli obiettivi che tu devi perseguire nelle diverse fasi sono attrai, converti, fai agire e soddisfa. Nella fase di attrazione sostanzialmente tu devi attirare soggetti che non ti conoscono e farli diventare visitatori dei tuoi presidi online, no? C'hai un sito, c'hai un blog, utilizzi delle parole chiave, adesso senza parlare di tutto quello che viene fatto a pagamento, ma parliamo di tutto quello che viene fatto tra virgolette gratuitamente sul web, quindi attraverso il SEO. Search Engine Optimization, che porta all'ottimizzazione dei contenuti che io utilizzo nel web, quindi nel sito piuttosto che nel blog, o l'attività che faccio attraverso i social. Quindi io attiro soggetti,
sostanzialmente come dando contenuti. Li attiro sul mio blog, attraverso i social media, perché? Perché dico delle cose che per loro sono interessanti. Tant'è vero che una delle affermazioni che normalmente si fa parlando di questi argomenti è che i contenuti sono il re, content is the king, perché è tutto lì. Le persone cercano informazioni di interesse sul web, chi gliele fornisce sostanzialmente può avere la loro attenzione. Non è sufficiente attrarre le persone, ma in qualche modo l'importante sarebbe quello di ottenere dei loro riferimenti. Anche qui devo, per rendere qualcuno disposto a lasciare, se immaginiamo un percorso fatto via web, la propria mail, beh, devo dargli qualcosa in cambio. Perché lui dovrebbe lasciarmi i suoi riferimenti se questo non gli genera un'utilità. E i signori di HubSpot dicono, beh, tu devi convincerlo, persuaderlo a compilare un modulo generando magari una call to action, quindi spingerlo all'azione, a fare qualcosa per farlo diventare appunto lead, no? E per far questo devi, non so, dargli in cambio un contenuto particolarmente interessante, devi farlo partecipare a un'iniziativa, devi fargli dare un'offerta. Noi abbiamo delle persone che si iscrivono a questi webinar perché in cambio gli diamo degli interventi che qualche volta sono anche interessanti, no? Quindi loro sono disposti a iscriversi e lasciano la mail. Poi in realtà per noi è solo uno strumento funzionale per aprire la diretta, però qualora volessimo, no? Immaginiamo che fossimo un'azienda che fa questa attività per fini promozionali. Attraverso l'iscrizione acquisiamo le mail delle persone e su di loro possiamo fare successive azioni di vendita. Infatti, il passaggio successivo è per far agire, quindi per trasformare il lead in cliente, fare delle mail ad esempio personalizzate, fare quindi tutta una serie di attività di contatto nei confronti di questi signori per proporre contenuti, iniziative, prodotti, servizi che siano ad hoc in funzione di quello a cui loro hanno manifestato interesse. Se la persona si è iscritta perché ha scaricato una scheda tecnica di un certo tipo di prodotto, mandandogli informazioni legate a quel prodotto, probabilmente io le mantengo vive all'interno dei miei canali social, continuo a seguirle all'interno dei miei blog e poi posso spingerli all'acquisto, ma ho dovuto trovare prima qualcosa che era di loro interesse. Se continuo a curare con attenzione i clienti, sostanzialmente io posso mantenere una relazione con loro, posso cercare di continuare ad alimentare il loro interesse nei miei confronti, sino a che loro, se hanno avuto un'esperienza positiva con me, con la mia azienda, si renderanno disponibili a condividerla con le loro reti sociali e quindi parleranno bene di me. O riposteranno i miei post, o ci metteranno un mi piace, o quello, o li condivideranno magari su LinkedIn, così da promuovere la mia attività. Come dicevamo, la cosa fondamentale sono i contenuti, per due motivi, sia perché questi contribuiscono all'indicizzazione da parte dei motori di ricerca, no? Io ricordo, i primi tempi che si realizzavano i siti web, i motori di ricerca utilizzavano dei criteri piuttosto elementari per indicizzare, quindi per fare dare i risultati di una ricerca che veniva effettuata. E il criterio principale che veniva utilizzato era il fatto che quella parola che veniva ricercata dall'utente fosse presente un numero elevato di volte all'interno del sito. Tant'è vero che i programmatori cosa facevano? Scrivevano in pagine non visibili dagli utenti la parola ripetuta n volte, no? Senza senso compiuto. Per cui se io cercavo, non lo so, formazione alle vendite, io che vendo formazione sulle vendite, il mio sito scrive formazione vendite, formazione vendite, formazione vendite, in una pagina coperta. Il sito abboccava, il motore di ricerca abboccava perché ancora era piuttosto ingenuo, e mi indicizzava tra i primi. Oggi ovviamente i criteri di indicizzazione che vengono utilizzati nei motori di ricerca sono decisamente molto più complessi, i loro algoritmi sono decisamente più sofisticati e
E uno degli aspetti che vengono presi in considerazione è la qualità dei contenuti e il loro aggiornamento. Questo è interessante sia per i motori di ricerca, ma anche per gli utenti, no? Immaginiamo in fondo, se noi quando andiamo a fare una passeggiata per le vie del centro della nostra città, guardiamo le vetrine, poi una vetrina che rimane uguale a se stessa nel tempo, probabilmente dopo un po' non la guardiamo più. O lo stesso un negozio, non visitiamo più. Zara ha capito questa cosa e aggiorna l'assortimento proposto all'interno dei propri punti vendita più volte nella stagione. Per far che? Per spingere i clienti a visitare. Questo ovviamente vale anche per i nostri siti internet, no? Se rimane sempre uguale a se stesso, dopo un po' l'utente, cioè, ho visitato una volta, due volte, tre volte, basta, non ci vengo più. Se invece trova contenuti nuovi, perché lo aggiorno, perché ho un piccolo blog, perché metto informazioni, schede tecniche, tutorial per far vedere come si monta il prodotto e così via dicendo. Cioè, se con continuità riesco ad aggiornare i contenuti del mio sito, probabilmente le persone che navigano saranno spinte a visitarmi più frequentemente. Non è una cosa semplice, però è una cosa che si può, dandosi degli obiettivi ragionevoli, fare. Tra l'altro, anche nel mondo del B2B, spesso le aziende hanno competenze specifiche interessanti, si adoperano per risolvere problemi ai loro clienti, quindi hanno delle informazioni che potrebbero essere di interesse. Bene, più o meno mi sono mantenuto nei tempi. Abbiamo toccato solo in maniera piuttosto sommaria alcuni aspetti, poi non abbiamo parlato neanche di distribuzione, di alcuni aspetti delle leve di marketing, ma per stimolare qualche riflessione, qualche ulteriore considerazione. Per me ci hai detto troppe cose, cioè mi sembra che ci hai riempito di nozioni, di questioni da affrontare. Io rimango un po' intontito, anche se devo dire che quello che mi intriga di più è il tema dei prezzi, ma è proprio la cosa che mi intriga assolutamente di più. E su questo, secondo me, ne potremmo veramente parlare, approfondire veramente un sacco, perché è veramente, cioè, la si può affrontare veramente da una miriade di punti diversi, con anche soluzioni diverse. Fermo restando che io mi ricordo uno dei primissimi corsi che feci di appunto, commerciale, e il professore di turno disse cosa che lì per lì l'avevo capita, non capita, anzi, un po' dai, dicevo che era una frase di così che si deve dire, ma in fondo, che disse che il prezzo non è l'ultima parola in chi decide l'acquisto. E appunto lì per lì ho detto: sì, vabbè, si dice così, ma poi dai, quando alla fine il prezzo conta, dai, non è che come fanno a contare, no? Devo dire che con l'andare del tempo, sempre di più, ne sono sempre invece più convinto, ovvero che non vuol dire che non ha valore, ma se pensiamo che ognuno di noi ha le scelte che fa anche quando va a comprare qualsiasi cosa, si è già fatto un'idea di quello che vuole prima ancora di vedere il prezzo, cioè sceglie, decide. Poi è chiaro, se va per andarlo a comprare e costa il doppio di quello che casomai si era immaginato di avere a budget, casomai forse ci ripensa, ma nella normalità delle cose io scelgo il prodotto o il servizio che penso, che ritengo, che corrisponda di più a quello di cui ho bisogno. Poi casomai faccio anche la trattativa e cerco di spuntarlo al minor prezzo possibile, ma se non fosse così, diciamo tutto il mercato, diciamo ecco la borsa che hai fatto vedere prima non la si venderebbe mai, no? Per Avrebbe evidenti ragione di motivi, esistere. no? Per evidenti motivi, senza contare, togliendomi il cappello del commerciale, mettendomi quello che semmai di un imprenditore o di un manager o di chi deve far tornare i conti, che impostare una strategia commerciale sul prezzo è veramente devastante, cioè, nel senso che io credo che sia la cosa più assurda che si potrebbe fare, anche perché appunto è una guerra al massacro,
puoi anche, per un certo periodo, puoi anche vincerla. Però sei destinato a cercare continuamente il meno prezzo. E qualche pirla che ha un prezzo minore del tuo, lo trovi sempre. Senza contare che poi c'è anche chi fa prezzi minori, evidentemente non a parità di condizioni, ovvero cercando di trovare escamotage che sappiamo bene in ogni settore, poi dopo c'è il suo. E quindi no, era solo per... Magari c'è solamente qualcuno che ha fatto male i conti e esce con un prezzo più basso. Ma assolutamente, io quando vado in giro a proporre i nostri servizi, ad esempio, un altro aneddoto, insomma, un'altra cosa che di fatto avviene, quando all'interno di un'azienda, io vendo servizi di outsourcing logistico, quando all'interno di un'azienda hanno già un fornitore, appunto, che fa la stessa nostra attività, e questi mi chiedono, mi faccio un preventivo? Io la prima domanda che gli faccio è: ma voi siete contenti dell'attuale vostro fornitore? Se la risposta che mi danno è sì, io non gli faccio nessun preventivo. Perché, posto che non è banale fare un preventivo, diciamo, per le attività che noi facciamo, ma in ogni caso, fossimo anche dei maghi che indoviniamo esattamente il prezzo giusto. Cosa fa un'azienda? Manda a quel paese il fornitore di cui è consolidato, di cui è contento, eccetera, per spendere un centesimo in meno, un euro in meno? No, anzi, rischio di fare un lavoro a gratis per me, cioè meglio, non pagato, e solo a favore del mio cliente. Laddove evidentemente invece il cliente mi dicesse: no, non sono del tutto contento, ok, va bene, proviamo a ragionare. Perché a quel punto non è solo il prezzo, appunto, l'ultima parola. Te mi stai dicendo: non sei contento del livello di servizio che ti danno. Comunque, vabbè, era solo per dire che a me la cosa, questa cosa mi intriga veramente un sacco, insomma, questa questione Vedi, del... quello che dice è un po' coerenza con quello che ci siamo raccontati, no? Tu prendi un qualcosa che ha un valore in termini di prodotto o servizio, lo devi pagare, deve essere facile in termini di accessibilità, c'ha un'immagine di un certo tipo, cioè è il complesso di questi fattori che determina il fatto che tu sia disponibile a acquistare o meno. Esatto. Non può essere il prezzo, a meno che, ripeto, non parliamo veramente di prodotti assolutamente commoditi e ce ne sono sempre meno, sempre molto elementari, che vabbè, al limite lì, però è difficile anche in quel caso. Sì, c'è sempre un aspetto di piccola comodità o di n cose che entra in campo. Io sono veramente convinto di questa cosa, Sì. super convinto. Bene. Ci sono domande? Anche se insomma ce ne sarebbero un sacco, secondo me, quindi, però Però vediamo. io ho una domanda. Ah no, scusami, Paolo, prego. Paolo. Una domanda per il professore. Sull'esempio della borsa di Louis Vuitton, ecco, quello è legato anche alla, diciamo così, al tema dell'elasticità della domanda, no? Cioè, se la domanda è poco elastica, se ricordo bene, se cambio il prezzo, aumento il prezzo, non ho grossi problemi. Il problema è questo: se devo introdurre un prodotto in un nuovo mercato, per esempio all'estero, e devo capire, magari questo prodotto è innovativo, come faccio io a capire se in questo mercato qui la domanda per questo, in questo segmento, per esempio ventilazione, è elastica oppure no? Cioè, la domanda è un po' ingenua, però cercavo di capire un po' come linee generali, diciamo, cosa tener conto. La domanda non è ingenua, no? Nell'esempio che ha portato lei, probabilmente rispetto al prezzo, la domanda della borsa di Louis Vuitton è abbastanza anelastica, cioè se Louis Vuitton alza il prezzo di 200 euro, le vendite non variano, se lo abbassa di 200 euro, le vendite non variano allo stesso modo. Quindi la clientela per quella tipologia di prodotto è abbastanza insensibile al prezzo. Paradossalmente, se i prezzi, come dicevamo prima, li abbassasse troppo, forse perderebbe delle vendite, no? Quindi c'è un effetto addirittura il contrario.
Certo, la domanda che fa lei è complicata, nel senso che senza avere nessun elemento di valutazione per un mercato che non conosco, un prodotto innovativo, senza storia, eccetera, lì capire che tipo di elasticità può avere la domanda è abbastanza difficile, perché non ho parametri, non ho elementi di valutazione. Mi scusi, se l'innovazione riguarda, prendiamo il settore della ventilazione, io Ventilazione entro in quel. specificatamente per me che sono ignorante, cosa vuol dire? Ventilazione, per esempio, come ventilatori per grandi volumi, ambienti a grandi volumi. Quindi non quello che mi metto sulla scrivania d'estate. No, quello lì, esatto, no, quello. Ecco, poniamo che un'impresa ha trovato un prodotto innovativo dentro questo mercato, quindi mercato ventilazione che esiste già, però entra con un prodotto innovativo che magari consuma molto meno, con una tecnologia, un design, particolare. Ecco, come fa a capire se, diciamo, i clienti che attualmente comprano questo tipo di ventilatori sono molto attaccati al prezzo oppure no? Posso anche vedere i prezzi della concorrenza, farmi un'idea, vedere che esistono diversi modelli, diversi. Quanto in generale? Sì, dica. Bisognerebbe capire anche l'utilità ulteriore che quel tipo di prodotto genera, perché non bisogna fare delle valutazioni autoreferenti, nel senso che io, ma sì, il mio prodotto è il più bello, più simpatico, più intelligente di tutti, e quindi sicuramente verrà accolto. Se il cliente non percepisce l'utilità, no, dalle mie innovazioni, probabilmente non accetterà un prezzo superiore a quello che già trova sul mercato. Poi bisognerebbe provare a sondare un po', cioè se effettivamente l'utilità, parametrando qual è l'utilità dimostrabile, se lei parla di un risparmio di energia, in quanto si può quantificare questo risparmio, quindi qual è l'utilizzo che normalmente si fa, quindi il beneficio in termini economici che trasferisco. Il design, se è un prodotto che va a, so, ventilare grosse strutture, impianti industriali o cose di questo tipo, magari il design non è detto che sia così, non lo so, faccio delle ipotesi, magari non è così rilevante come nel caso della borsa di Vuitton, quindi in quel caso forse il cliente dice sì, è vero, è più carino, però poi alla fine della fiera sempre aria fa e non mi interessa, quindi quello potrebbe essere un elemento che non dà valore ulteriore. Mentre magari le tecnologie, se possono generare, non so, un minor impatto piuttosto che non so che tipo di beneficio ulteriore potrebbe dare, cioè provare a simulare quello che potrebbe essere il valore ulteriore che io cedo insieme al prodotto rispetto allo standard e poi andare a fare una sorta di piccolo test magari con dei distributori che si conoscono, con dei clienti che possono essere disponibili a rappresentare, a darci una mano in questo senso, perché è ovvio anche nell'economia classica sostanzialmente, anzi, io volessi capire qual è l'elasticità, beh, dovrei andare a fare delle prove, perché non è che c'è una regola che dice per Marco Gaudenzi, per tutti quelli che si chiamano Marco l'elasticità è maggiore, quelli che si chiamano Paolo invece è minore. E quindi normalmente si fanno delle valutazioni sulla base delle esperienze, dell'analisi empirica. Quindi è chiaro che se ho 5-6 clienti con cui un rapporto migliore, che si è protratto nel tempo, poter ragionare un po' con loro, potrebbe, non è un campione rappresentativo, però delle indicazioni me le danno, no? Io forse l'ho raccontato in un passato, anni e anni fa, ho lavorato per un'azienda che faceva le spaie a reati, che è un prodotto che si usa nell'edilizia per al posto degli aglioni nelle fondamenta ci si mettono questi attrezzi, che hanno come beneficio quello di isolare dalle radiazioni l'abitazione, hanno una movimentazione più semplice nel cantiere, non sporcano, eccetera, eccetera. Questo produttore aveva puntato anche sul fatto che il suo prodotto aveva un design decisamente, design, comunque una rifinitura decisamente migliore delle altre. Gli davo una mano per gli aspetti commerciali, non conoscevo il settore, all'inizio l'ho presa per buono. Si
Se non che, come era abbastanza ovvio, appena ci siamo trovati a confrontarci con il mercato, i clienti dicevano: io li metto sottoterra, ma che me ne frega se è più bello o meno bello, no? Voglio dire, certe volte il punto di vista dell'imprenditore è condizionato magari dalle sue riflessioni, per l'imprenditore, del commerciale, che sia, che è chiamato, no? Io che mi sono appassionato, ho seguito il prodotto, ho partecipato allo sviluppo, ne comprendo appieno l'innovatività. Poi vado al cliente che invece magari tutto questo ancora non lo apprezza o non ne ha consapevolezza. Quindi bisogna fare un po' di prove, secondo me, quando la situazione è così nuova. Bene, grazie mille. Beh, la mia domanda, Marco, era come si costruisce il valore, ma hai già risposto, insomma, visto che. Il valore è una cosa complessa, però dobbiamo sempre ricordarci un aspetto. Il valore è basato essenzialmente sui benefici che noi cediamo al cliente, o maggiori benefici o diminuzione di sacrifici. I benefici e sacrifici esistono in quanto sono riconosciuti da quel cliente o da quel segmento di clientela. Non siamo noi che il beneficio non è insito nel prodotto, è qualcosa che il cliente riconosce come tale e può essere anche diverso da cliente a cliente, perché per qualcuno una cosa è particolarmente interessante, per qualcun altro potrebbe non esserlo altrettanto. Io avrei Ok, una ci sono. Prego. domanda, se possibile. Sono Marcello. Marcello. Ciao Marcello. Ciao, buonasera, prof. Salve Marcello. Ti Allora, accendi il video, Marcello? sì, sono un po' al buio, però l'accendo un attimo solo. Eccoci qua. Allora, la mia riflessione barra domanda è un po' di tipo concettuale, operativa, diciamo, riguarda un po' la leva del marketing che non abbiamo toccato, cioè quella della distribuzione, no? Allora, usando una metafora calcistica dove direi che la distribuzione è diciamo, è l'attacco, no, della squadra, mentre tutte le altre leve rappresentano un po' l'allenatore, la difesa, il centrocampo, e quindi preparano quello che è un po' l'azione che poi conduce al gol, cioè all'obiettivo finale, che è quello di fare fatturate, di fare vendita al distributore. Se è vero questo, oggi è ancora possibile dire che c'è una vera collaborazione, si lavora in team in questa dinamica del marketing e collaborazione con chi invece, ecco, deve poi finalizzare il processo? C'è una vera collaborazione o siamo ancora fermi al marketing che ragiona nella costruzione di un percorso che poi deve essere poi semplicemente finalizzato, perché il venditore è quello che vende il ghiaccio agli esquimesi. Fin quando poi l'esquimese non si accorge, esce fuori dall'igloo, si accorge che c'è tanto ghiaccio e non ci chiama più. Qual è il suo parere in merito? Allora, quello che poni come tema è una delle grandi controversie che esistono nel mondo delle aziende, no? La competizione, competizione. Il diverso punto di vista del marketing e delle vendite, che spesso non è così armonico, perché certe volte hanno punti di vista, obiettivi differenti e quindi non sempre tutto questo è armonizzabile. Sicuramente quello che ci sta chiedendo il mercato è di andare verso una maggior collaborazione, non tanto perché gli strumenti digitali, ad esempio, che possono essere utilizzati, come vedevamo prima, dovrebbero favorire questo scambio di informazioni, perché se io ho fatto, ad esempio, ho attirato dentro l'imbuto clienti potenziali, poi li ho interessati a certi argomenti, poi passo il nominativo alla rete, e quello quando riceve il nominativo sarebbe opportuno che avesse anche le informazioni a monte. Poi quando contatta il cliente magari sarebbe utile adesso un feedback per sapere: guarda, sì, e quello aveva chiesto le informazioni su il ventilatore che ci raccontava prima Paolo, però in realtà quello che gli interessa è un'altra cosa, quindi se continuate a mantenere un rapporto con lui, lavorate così. Quindi già questo richiede una maggior collaborazione.
L'altro aspetto rilevante è che i mercati sono sempre più cattivi, le cose cambiano sempre più velocemente e è sempre più difficile pensare che il risultato possa essere portato a casa da uno solo di questi soggetti. Le vendite, intese come parlo di venditori con la V maiuscola, quindi quelli che non fanno i raccoglitori d'ordini, tanto per capirci, ma quelli che effettivamente trasferiscono sul mercato le opportunità, che raccolgono informazioni, che spesso sono preziosissime, perché il marketing ha una visione per segmenti, per canali, ma difficilmente sanno qual è la situazione competitiva in cui si muove Marco Galdenzi, che ha il negozio, l'azienda, quello che sia, ad Ancona, e ha questi competitor. Il venditore invece queste cose le sa. E se lavora in sinergia con lo staff dell'azienda, quindi in un rapporto collaborativo, probabilmente riesce a costruire delle proposte che sono più efficaci. Purtroppo il mondo delle vendite e il mondo delle aziende sono stati due mondi che si sono parlati poco, per colpe reciproche, secondo me, nel senso che quando le cose andava bene, per l'azienda i venditori erano degli esterni. No? Specialmente se avete problemi mandatari, cioè, beh, ma loro stanno fuori, sono loro che devono sapere come si fa. Poi se vendono è perché il prodotto è buono, se non vendono è perché sono dei somari. Questa era un po' la sintesi che veniva fatta. Esatto. Ai venditori non gli spiaceva tanto non avere troppo l'azienda sul fianco, sul collo, perché specialmente se erano plurimandatari facevano un po' quello che volevano. Ma il mercato andava e quindi problemi non ce n'erano. In una situazione che è diventata più difficile, io penso che sicuramente da una più stretta collaborazione possano venire fuori i risultati. Anzi, penso che questa più stretta collaborazione sarà assolutamente indispensabile in prospettiva. Quindi lavorare insieme per dare al venditore gli strumenti e per consentire al venditore di ritornare indietro, informazioni, di dare feedback positivi che vengono raccolti. Messi a sistema, è chiaro, però non, in mercati così dinamici e così complessi, penso non, le aziende che sapranno lavorare in team, come diceva lei, in partnership, in collaborazione con la rete, otterranno dei vantaggi sicuramente interessanti. Grazie, questa è una battaglia che stiamo cercando di portare avanti anche con Valerio, di diffondere il verbo, di cercare di far cambiare un Assolutamente. po' la mentalità su anche da parte delle mandanti, ma non solo, ma anche degli agenti, sono d'accordo con lei, anche gli agenti devono cambiare anche un po' atteggiamento. E io Grazie, scusa. ne sono uno dei portabandiere di questa battaglia. Insomma. Scusate l'abbigliamento, ma ero pronto per andarmi ad allenare, perciò se Va mi vedete così. benissimo. Su cosa ti alleni, Marcello? Prego? Su cosa ti alleni? No, vado a fare semplice, faccio un po' di jogging, niente Ah, di più. bene. Direi, Davide, che siamo arrivati in chiusura, per cui faccio il riassunto di quello che io mi sono appuntato, sono i miei appunti. Ringrazio chiaramente molto Marco Galdenzi, il professor Marco Galdenzi, che ricordo che oltre ad essere docente è anche consulente aziendale. Poi Zama, tu ci racconti quelli che sono i prossimi appuntamenti. Sì. Allora, io mi sono appuntato che quello che conta è il marketing mix e coerenza nel marketing. Il professore ci ha fatto vedere la matrice BCM. CG. Prego? BCG. Ah, BCG, perfetto, mi sono segnato male. Un prodotto che da question mark non diventa star, bisogna dismetterlo. Per cui ci sono quattro tipologie di prodotti, comunque c'è la registrazione. Una cosa molto importante è che il prezzo competitivo è in un range del più o meno 20% rispetto al mercato. Per cui può andare bene, non è un problema di prezzo. Se ho sbagliato, Marco, dimmi. No, quello era un esempio, nel senso che non è detto che debba essere allineato, ma può essere più alto o più basso in funzione del valore, no? Come diceva anche prima Davide, che noi ci odiamo. Ok. Infatti, quello che noi scambiamo con il cliente è valore per valore. Se non ho capito male, le fasi della vendita sono passate da suspect, prospect, leads e new client a inbound marketing. Per cui c'è da questa
trasformazione qui. Questi sono i miei appunti e le cose che mi porto a casa. Lascio la parola a Davide. Sì, velocemente, visto che si è fatta una certa ora, ma questo vuol dire che appunto i temi che abbiamo trattato hanno visto un certo interesse. Vi volevo solo accennare, come forum commerciale, oltre a continuare questo percorso di webinar, stiamo pensando, e vorremmo anche un vostro feedback, ma nei prossimi giorni poi vi invieremo anche una mail in cui vi chiederemo un riscontro, stiamo pensando anche di fare degli approfondimenti su alcuni temi proprio sotto forma di corsi di formazione, che ovviamente non siano dei corsi di formazione particolarmente lunghi, stiamo pensando a dei format dalle 4 alle 8 ore fatti in moduli da 2 ore ciascuno, quindi una cosa molto diciamo accettabile. E in questo momento vi lancio solo i titoli, stiamo pensando di fare un approfondimento su il tema vendere con successo, quindi come aumentare il fatturato e avere clienti soddisfatti e fedeli, piuttosto che vendere a distanza senza perdere fatturato, ovvero il tema del remote selling, quindi tutto il tema delle video call, e il terzo invece come affrontare il tema dei social selling, ovvero come utilizzare i social network. Questi sono solo alcuni spunti, ma chiediamo e chiederemo a voi e ad altri che si sono avvicinati al forum proprio di darci dei feedback, perché chiaro, vale la pena che si organizzano dei corsi se c'è un certo interesse, se c'è un certo numero di persone che vorranno in un qualche modo approfondire questi temi. Però potrebbe essere appunto un ulteriore passaggio. Abbiamo visto in queste serate che su alcuni temi c'è una certa attenzione, quindi vogliamo fare un passo in avanti. Detto questo, invece vi dico già che il prossimo appuntamento sarà giovedì 27 maggio e sempre nel format che stiamo utilizzando quest'anno riprenderemo tutti i temi che ha affrontato il professor Galdensi stasera insieme con uno special guest che si chiama Christian Fazzi e che ha un'azienda che si chiama Logistic for You. È una bellissima esperienza perché veramente dal niente, investendo, ahimè, però funziona, appunto, su tutta una serie di cose che appunto il prof in parte stasera ci ha raccontato, oggi ha tirato su un'azienda in pochissimi anni, leader nel suo settore, e che va a coprire proprio una nicchia di lavoro su cui l'aspetto del marketing è stato determinante. Per cui vi invito caldamente a segnarvi la data del 27 maggio, poi vi arriverà comunque l'invito dalla Compagnia delle Opere. Prego Valerio. Bene, buona serata a tutti, grazie per essere stati con noi e segnatevi quelli che sono i contenuti che vi hanno colpito, rivedetevi il video, perché il 27 vi chiederemo la vostra esperienza e come avete scaricato a terra questi contenuti. Grazie a tutti, i microfoni sono aperti per cui possiamo farci i saluti. Ci vediamo il 27. Grazie molto al professor Galdenti.